Caldamente a restare a casa, perché ancora c'è gente che continua a passeggiare con disinvoltura, a fare la passeggiatina, a fare la corsetta, a incontrare amici. Questo ora purtroppo questo virus ci sta costringendo a ridurre a zero i rapporti umani fra noi, i rapporti sociali, e sicuramente siamo tutti come animali in gabbia. Però è un sacrificio che dobbiamo fare, perché domani, quando riconquisteremo la libertà, a quel punto saremo persone nuove e avremo anche il diritto di sapere come, dove e perché è nato questo virus e ha colpito migliaia di persone. Ma adesso è il tempo di cautelarci, di evitare che si propaghi, di evitare che ci si possa contagiare, che i nostri cari, i nostri amici, le persone più strette, quelli con cui veniamo in contatto, possano contagiarsi. E allora costringiamoci a malincuore, annullare, perché è quello che ci si chiede, i rapporti umani fra noi e i rapporti sociali, restando a casa e uscendo veramente soltanto una volta ogni tanto per acquistare del cibo o per acquistare dei farmaci, o chi è costretto ad andare al lavoro per andare al lavoro, chi può lavorare da casa lo sta già facendo. Facciamo questo sacrificio perché un domani, quando torneremo liberi, potremo essere più forti tutti insieme. Restiamo a casa, per favore. I nostri medici stanno lavorando giorno e notte per far fronte a questa emergenza, e i medici italiani con cui siamo in costante contatto ci stanno aiutando a capire come meglio trattare questo. I nostri medici stanno tentando di offrire ai pazienti Covid tutte le opzioni terapeutiche che abbiamo a disposizione, incluso delle terapie cellulari sperimentali mirate a pazienti con sindrome di insufficienza respiratoria acuta, le cui cellule vengono prodotte dalla mia squadra. Ora, la parte più brutta, più devastante di questo virus è la sua elevata contagiosità, che porta al collasso del sistema sanitario. L'unica speranza per poter appiattire questa curva e far sì che le risorse cliniche disponibili siano sufficienti a trattare tutti i pazienti di cui ne hanno bisogno, siete voi. Quindi è estremamente importante che voi stiate a casa. E non è solo importante durante il momento di ascesa e di picco dell'epidemia, ma è importante, altrettanto importante, se non forse anche di più, nel momento in cui la curva inizia a scendere e quindi iniziate a vedere la luce in fondo al tunnel, perché iniziate a sentire parlare di un'uscita da questa maledetta epidemia. Ed è lì che diventa cruciale che voi continuate a stare a casa. Abbiamo bisogno di voi, state a casa per favore. Grazie.